7 up! Che vittoria oggi nel derby contro i Patatinaikos. Bellissimo il video che ha fatto Ugo Romano su questo evento, però i 7 up non si fanno spaventare e vincono questa partita alla grande. Ormai incorpora un goleador, fa più gol di lui che Mattia Leone. Esageriamo, però comunque dico, abbiamo giocato più gol tuo, signorino? Più gol io, assolutamente. Io ho fatti 7, 5 in campionato, 2 in coppa. No, comunque abbiamo giocato tutti molto bene. Serviva una scossa dopo le sconfitte contro metti il dito che la prende. Perché dobbiamo rincorrere la zona playoff, che non è per nulla scontato. Adesso abbiamo l'ultima giornata contro i Maribor, dobbiamo giocare di nuovo così, la stessa maniera, la stessa intensità. Ti hanno fatto il Maribor? Chi? Beh, il Maribor che hanno perso 7-4 con i Fight Club. Hanno perso con i Toreros. Insomma, aspettiamo i risultati degli Stokes, degli Ostafari, dei Bull. Vediamo cosa combina. Speriamo bene. Intanto comunque tornate a vincere perché avete affrontato squadre difficili come appunto Fight Club e Toreros. Oggi risorgete, diciamo. Sì, appunto, poi comunque una subito dopo l'altra andava pesante, perché magari se fossero state più distanziate avremmo avuto la possibilità di riprenderci, invece 1-2 così è stato duro. Però comunque quelle partite abbiamo giocato discretamente, sicuramente erano più forti di noi, comunque erano più in forza, tutto quello che fai ci siamo giocati. E poi torna Adamo fra i pali. Signore, applausi per Adamo, è molto importante. Vabbè, Spano e Cermia non hanno visto benissimo. No, attenzione, non è che hanno come gli altri, però, però sei tu. Avere il punto non è importante, certo. E poi comunque era importante fare più di 3 punti. Era il mio problema. Siamo giunti all'epilogo di questo girone. Avete adesso l'ultima partita con i Fight Club. Con i Fight Club. Con i Maribor. Maribor che hanno dato parecchio filo dolce a Toreros, Fight Club. Come dico da due interviste a questa parte, la classifica è bugiarda, perché non sono una squadra da penultimo posto, terzultimo posto. C'è gente molto molto forte. Ce la giochiamo, ultima partita. Speriamo di vincere, speriamo di arrivare ai playoff. Da lì poi ci vediamo. Beh, playoff comunque. La matematica cosa vi dice? Matematica ci dice che devo sparare. Matematica ciccio! Allora. Ciccio 30 lode in matematica! Senza lode, 30! Beh? Quanti punti? Allora. Aspetta, matematica, allora. Parlaci. Matematica, playoff. Comunque, no, è ora perché se non era intorno al quarto posto. Sì, però ti ho detto aspettiamo il culo, gli Stokes e io e Stokes, vediamo. Siamo intorno al quarto posto, va bene ragazzi, vi saluto. Io vorrei salutare i 7. Siamo buffoni. No, se lui non ci commuove. Buffone! Fratello, andiamo. No. Buffone, no! Un abbraccio, no. Ah sì, dai, io dai. Oh no. Non ho sempre stato alla prima partita. Io volevo salutare i 7. Vabbè, non è l'ultima partita, perché la prossima sì, no, ma non gioco più perché forse io. Buffone, 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 buffone. Dopo tanti gol, dopo tante lacrime passate, dopo tanti se sei gol ti abbandono. Sì, ma vi aggiungo. È tutto per rapare, dice. Amico, dopo ti coltella la mano. Ha fatto molto per i 7 up. Bisogna dargli il merito di questo. Non ti commuovo. Voglio dare un bacio. E te ne vai a giocare dove? C'è la scusa. Patatinaikos. Però ho segnato un gol. Oggi ho fatto un gol. Cioè, no, e non hai tu. Sono esultato. E non hai esultato, vergognoso. Sei un po' come Hiller l'anno scorso. Sì, sono scusato. Ma di che? Perché i patani vogliono bene. Neanche io li amo. Sì, vabbè, ma serve una pubblica. I pata si vogliono bene soprattutto tra di loro. C'è molta coesione. Ugo che insulta Giamma che insulta Ugo. Tutti che insultano Cudia. È una cosa, una bella famiglia quella. Ma infatti ho detto, picciò, da quando vengo io non mi sentire Ugo famiglia. Già questo io l'ho detto, quindi vogliamo più amicizia, più compattezza in gruppo. Beh, basta, verso una meta finale. Ciao. Battere i 7 up nel prossimo derby. Vi odio 7 up, saremo. Ma 7 up fanno in Serie A forse. Vabbè ragazzi, vi saluto, alla prossima. Ciao. Patatinaikos. La patatinaikos.
C'era tanta attesa per questo derby, addirittura oggi sono stati fatti. Seria perché non c'è Romano, possiamo essere tutti più rilassati e tranquilli. Sono stati fatti video. E che video quello da Ugo Romano? Però. Però bisogna dire che se sentite l'assenza in difesa, io non dico che era assente, parlano i fatti, tutti e due. Vabbè, Gordaro si è fatto male, Dida che ci ha penalizzato molto. E poi? Perché è comunque uno che spinge. Ma spinge come tutti al contrario. Manca voi. Siamo onesti, manca voi. Infortunato. Ma non sei rappresentante dell'immagine dei Pata. Io sono il Pata rappresentante. D'altronde senza un'immagine i Patatinaikos come potrebbero scendere in campo? Infatti oggi non sono scesi proprio per tutto il fatto. Infatti il secondo tempo non voleva entrare, io ho detto vabbè arrivo io tanto il primo tempo. A un certo punto Defo ha fatto una cosa stranissima, tu non riesci e Defo ha incominciato a camminare per tornare in porta, non a correre. Borruso ha tirato di prima, non si capisce perché palla fuori. Prima cosa l'avrei fatto pure io. Ma comunque siamo arrivati comunque all'epilogo di questo campionato e c'è. Ci giochiamo tutto. Mojitos ultima contro penultima. Ci giochiamo tutto lì. Chi perde retrocede in C. No, non è che lo devo campo. Mojitos che ieri hanno perso l'anticipo. Sappiamo, il Borraccio. Io chiedevo a Itos di smettere di farci concorrenza perché i Pata devono essere unici. E devono avere succede. Sono gli unici che devono fare schifo. Già ci sono gli Osduzzi di Mesiti e Tarantino che fanno abbondante. E i Bronx che comunque diciamo sono molto Pata. Capisco che in Serie C c'è concorrenza, ma in Serie B. Ma infatti è una serie che si addice di più i Pata, probabilmente. Oggi Navarro ha fatto la sua ultima partita con Steven per andare da voi. No, la penultima, cioè no, dice che non la gioca. Non so se avete fatto il video della presentazione della così persona. No. Perché hanno baciato la patata. Intanto loro l'hanno baciato in segno di riposo. Poi è uscito il nostro videogioco, Pat Evolution Soccer. È un gran gioco. Ci hanno fatto qualche critica per i portieri perché sono scarsi, noi perciò ci siamo ispirati a Zefer. Non potevamo fare di meglio. Gli attaccanti poi non riescono a segnare un gol. Partite 0-0. Allora come si fa? 0-10. La scopa del gioco è chi subisce più gol. Però l'ultima partita la giochiamo al Patastel. Ci vedo un pesce che è quello il Patastel. Sì, sì, infatti l'ultima intervista la faremo là. No. Infatti la faremo là e tu sarai con noi e festeggiamo insieme a noi. Non ci interessa. Vuoi un momento serio nell'intervista? Un discorso serio fatto allora, dopo l'altra volta. Facciamo un discorso serio. Questa volta salutiamo Zappalauto, re di due gol. Una buona partita, però migliore in campo. Sì. Voglio fare un discorso serio. Un'altra volta, dopo quello che ti avevo detto. Oggi sono andato a fare benzina. Primo? Benzina, sono andato a fare benzina. Cioè, ci ho fatto 10 euro, ma hanno messo 5 litri. Anzi, come faccio? Come si fa? Ma basta! Ma bruciamo queste pompe di benzina! Non servono a niente, servono solo le... Cioè, bisogna levare benzina! L'altra vez alla parola! Serve solo la prima parte! Comunque, il discorso è... Ma non è che era serio il discorso! No? Ma vero? Il discorso è serio! Come possiamo mai tutti sti rincari, dai? Ma c'è... Questo anno è aumentato per la crisi, immagino! Io non so se il problema è la crisi o la reperibilità della materia prima, non so che cos'altro, però onestamente non si può continuare così. Ma comunque dobbiamo fare qualcosa per questo. Fortissimo, cioè ci sta prendendo in giro. Come si vince? Abbiamo abbuscato, cosa ti aspetti dai Pata? Scusa pubblica, abbiamo visto le scuse pubbliche. Pata scusa. Pata scusa. Comunque dobbiamo fare qualcosa di serio. Qua abbiamo la possibilità di dire la nostra, quindi non la diciamo. Questo sistema non va, o abbandoniamo i mezzi, troviamo un metodo di traina e patatinaikos, attenzione!
è arrivata una voce da dietro. A gennaio. A gennaio. Questo è patamercato. E quindi speriamo di riuscire a fare qualcosa. Sicuramente non sarò io a cambiare le cose, magari non ci assieme. Io parlo della benzina intanto, cioè anche mi dico, devo uscire, devo fare 10 euro e avere la metà di quello che pago per fare benzina. Cioè, stiamo babbiando. Lo so. Penso sei tu, lo sei. Brutta situazione. Non funziona così, non va bene. È colpa delle donne. È sempre colpa delle donne. Sempre. Vuoi tagliare? Ho capito, vuoi tagliare? No, dico. Vuoi tagliare? Stiamo già un po'. Non mi interessa come stiamo andando. Io dovevo dirle, mi dovevo 5 a 30. Con la R, con la S, con l'IP e con tutti quelli che sono là. La Tamoil. La Tamoil. Anche se la spiego non. Però costa sempre un botto, no, quindi Ivan, vieni qua, vieni qua. Stiamo facendo una campagna contro le pompe di benzina per i prezzi che fanno. Non bisogna comprare da esso e da... Non bisogna comprare da nessuno, non possono costare così tanto. Tu non compri da questi due che detengono l'oligopolio. Automaticamente già dovrebbe essere. Allora, chiaro a tutti i telespettatori, non comprate da esso e Shell. Shell comunque, non comprate da esso a sto punto. Va, comprate da. Dai, io tu. Andate in bicicletta. Voi? Ma non esso. Andate in bicicletta. Che brutta battuta. Andiamo in bicicletta, andiamo a piedi, prendiamo i mezzi pubblici. Facciamo io ho fatto una passeggiata di 2 ore, mi sono girato mezzo a Palermo per andare. Io ieri ho fatto benzina, sai dove? Alla Pata 8. Grazie. Va bene, basta. No, dobbiamo fare una lana. Sì, ma noi a mano. Comunque, un bacio a tutti i tifosi che ringraziamo sempre il suo patafan per il supporto che ci ha fatto oggi. Manuel è pronto a chiudere. Un saluto a tutti e in allo